lascio in compagnia di Lorenzo per fare l'esperienza di questo viaggio con lui. Buon ascolto. Grazie. Grazie per la presentazione, l'ingegnere. Dunque, questa sera facciamo qualcosa di un po' diverso dal solito, andiamo molto lontano, andiamo in Giappone. Beh, parliamo quindi di un viaggio di 2500 km fatto esclusivamente con mezzi pubblici. Qui si può vedere un po' lo schema generale. Diciamo che questa serata sarà divisa in quattro parti su quattro macro aree. Quindi partiamo dalla zona di Osaka, poi Kyoto, Nara, poi ci sposteremo verso Hiroshima e l'isola di Miyajima, poi risaliremo tutta questa parte, andremo verso il Mar del Giappone, Kanazawa, poi andremo sulle Alpi giapponesi, Takayama, dopodiché ci sposteremo nell'area del Kanto, quindi Tokyo, poi Nikko, Kamakura. Quindi questo è un po' lo schema generale. Dunque, perché un viaggio in Giappone? Diciamo che l'idea è nata dalla lettura di un libro di Fosco Maraini che si intitola Ore giapponesi. Fosco Maraini, grandissimo antropologo ed etnologo, nonché uno dei maggiori conoscitori del Giappone del Novecento. Di cui abbiamo questa citazione: Giappone rende possibile una sociologia non euclidea, un'economia non euclidea, una cultura non euclidea. Cosa significa? Beh, che il Giappone ci mette di fronte a un sistema socioculturale che è completamente diverso da quello occidentale, quindi ci costringe a confrontarci con una cultura che non è la nostra. Cosa sappiamo noi del Giappone? Beh, magari sappiamo quello che ci viene dai mezzi mediatici, dalla televisione, dai libri. Quali sono le immagini che abbiamo? Sushi, samurai, geishi, traffico caotico, i kamikaze, il Monte Fuji, la tradizione, la tecnologia, la natura dell'inquinamento, il fanatismo, ad esempio durante l'ultima guerra mondiale, poi la raffinatezza, la belligeranza, la sottomissione ai vincitori dopo la fine della guerra, ma l'etica del lavoro, la spersonalizzazione anche magari che deriva dal superlavoro. Pensiamo a cose come problemi sociali, come la morte per troppo lavoro, il karoshi. Quindi ci possiamo chiedere qual è il limite tra la cultura e il folklore. È tutto vero ciò che sappiamo sul Giappone? Oppure no, lo scopriremo solo viaggiando. Iniziamo quindi questo viaggio direttamente, partiamo con i voli interminabili, in questo caso quelli che abbiamo affrontato noi, 6 ore Malpensa a Dubai e Dubai Osaka Kansai 11 ore. Visto turistico 90 giorni, il passaporto va consegnato al corso di validità, semplicemente vi viene rilasciato questo visto, impronte digitali, una foto del volto, alcune procedure aeroportuali. Si dichiarano le ragioni della visita e tutto l'itinerario del viaggio, diciamo il nome del primo albergo che è sufficiente. Usciamo dall'aeroporto, primo problema giapponese, dobbiamo prendere il treno per andare in città, dobbiamo andare ad Osaka. Non ci sono i bigliettai in stazione. Proviamo a chiedere agli impiegati delle ferrovie, non capiscono le nostre domande in inglese, perché per i giapponesi è molto, molto difficile comprendere la lingua inglese, perché il giapponese non è una lingua di secondo europeo, quindi loro fanno molta fatica. Non sono tantissimi i giapponesi che sappiano comprendere veramente bene l'inglese. Ci sono le macchine automatiche, quindi il biglietto si può tranquillamente prendere alle macchine, senza problemi. Per accedere ai binari del treno bisogna prima timbrare il biglietto. Sulle banchine delle stazioni ci si incolona già di fronte a quella che sarà dove si fermerà il treno, no? Quindi in corrispondenza della porta. Il biglietto va conservato fino al termine della corsa per uscire dalla stazione, perché altrimenti vi sarà chiesta la tariffa di tutta la tratta. Una curiosità, i sedili dei treni sono sempre orientati in senso di marcia mediante un meccanismo che li fa girare
quindi è una comodità. Arriviamo quindi in città dall'aeroporto, l'aeroporto internazionale del Kansai, con il treno arriviamo ad Osaka. Osaka, la prima meta è il castello cinquecentesco, che però non è originale, ma è stato ricostruito in seguito ad alcuni episodi distruttivi, terremoti, incendi e anche bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ricostruito con un rinforzo antisismico, in cemento armato. Poi, questo castello, interessante perché è bastionato, la bastionatura comunque, e anche il concetto proprio di castello, non esisteva in Giappone prima del XVI secolo, ma è stato importato dall'Europa tramite i commercianti portoghesi e poi riadattato, diciamo, dalle maestranze locali. Si notano comunque le garitte sui lati, che con il nome di Yagura Depositi per Frecce, il nome ha un riferimento all'arma bianca, ma in realtà sono costruite su bastioni che servivano contro le bocche da fuoco. Che città è Osaka? Beh, Osaka è una città commerciale e la gente è più dedita alla finanza, agli affari e non tanto alla storia e alla cultura. Una parte interessante, una zona interessante è quella di Namba, dove sono presenti alcuni mercati coperti con dei negozi che offrono varie mercanzie, insomma sono un po' come dei centri commerciali però dislocati lungo le strade. Dunque, arriviamo a Kyoto. Kyoto, la stazione è interessante perché è molto moderna però è anche suscita dei sentimenti contrastanti perché è situata in una città che è considerata la capitale storico-culturale del paese. Quindi questa architettura moderna in vetro e acciaio è considerata da alcuni un po' quadrata. Gli alberghi, dunque, negli alberghi ad esempio la denominazione business significa economico, sono abbastanza dotati di quello che di cui si può avere bisogno, però siamo in Giappone, quindi abbiamo anche, oltre alla normale dotazione, una yukata in una vestaglia di cotone che può servire ad esempio dopo il bagno pomeridiano. C'è sempre il bollitore del tè, con le bustine di cortesia. Il bagno è sempre silenzioso ed include una curiosità, il water elettronico, che praticamente ha il bidet incorporato che viene azionato su una plancia elettrica posta sul lato. Questa è una cosa che si trova solo in Giappone, è un'invenzione degli anni 80 di una certa ditta. Sulla la tensione 100 volt, quindi bisogna fare attenzione se programmate un viaggio, controllate le vostre apparecchiature. Le prese sono come quelle americane, l'acqua è sempre potabile. Allora, prima meta è il Ginkaku-ji, padiglione d'argento, quattrocentesco, costruito da uno shogun come luogo di svago e meditazione, però fu poi riadattato a un monastero zen. Troverete nel nome degli edifici religiosi dei suffissi, come Gildera in An, che indicano un tempio buddista, mentre invece Gyujing, Jinja o anche Taisha indicano un santuario shintoista. Però in Giappone i culti non sono separati, vige, diciamo, il sincretismo, non si riescono a scindere anche all'interno dello stesso recinto, dello stesso monastero, ad esempio gli edifici adibiti al culto buddista o quelli adibiti al culto shintoista. Passiamo al Nanzen-ji, un altro fra i templi più noti di Kyoto, anche questo nato come residenza imperiale, poi trasformato in tempio zen. Una zona interessante in questo complesso è l'Okunoin, che è un eremitaggio che in pratica, salendo sul dorso dietro sulla collina, nei pressi di una grotta e una cascata, era il luogo dove i monaci venivano a meditare. Quindi è un luogo anche immerso nella natura, molto, molto bello anche da vedere. Curiosità, una grossa pietra scolpita con delle formule sacre ha un cordone in senso longitudinale.
questo è il modo per la fede shintoista di venerare delle manifestazioni naturali, ad esempio alberi secolari, massi erratici, che in questo modo cosa diventano? Dei kami, quindi cioè degli spiriti sostanzialmente. Passiamo al Chonin. Dunque, qui alcuni padiglioni sono dotati del cosiddetto pavimento dell'usignolo. È un'antica forma di antifurto, questo pavimento scricchiola. Scricchiola per avvertire della presenza dei ladri. È un esempio che si trova in molti, molti templi, in particolar modo a Kyoto. Qui c'è la campana più grande del Giappone, di 74 tonnellate, e sono necessari più di 15 monaci per poterla suonare. È anche una delle campane più grandi del mondo, bravo. Poi, sempre proseguendo in questo percorso, stiamo facendo un percorso diciamo sul lato est della città, stiamo scendendo verso sud, Kyomizutera, tempio piuttosto antico, siamo al pomeriggio, molti abitanti vengono vestiti in mono a godersi il tramonto. Dalla terrazza, in particolare dalla terrazza lignea, che da cui si ha uno dei panorami più belli della città. Ecco, qui riguardo a questa terrazza c'è un'espressione che è quella di saltare la chiomi, e usano un po' i giapponesi come il nostro gettare il cuore oltre l'ostacolo, no? Per superare una difficoltà. Purtroppo è accaduto che in passato qualcuno abbia saltato veramente, con gli esiti che si possono immaginare. Da qui passiamo a Gion. Gion è un quartiere tradizionale, ci sono in particolare tre strade che conservano l'atmosfera della città vecchia. Qui ci sono ancora le poche geisha, diciamo, in attività. Ma cos'è la geisha? La geisha, dunque, questo personaggio il cui ruolo è un po' anche travisato, diciamo, nella società occidentale. Ma cosa significa? Persona d'arte, perché pratica le arti tradizionali, cioè la musica, il canto, la danza, la pittura e la calligrafia. Dunque, queste forme d'arte traggono origine dal teatro kabuki degli inizi, perché all'epoca, siamo agli inizi del 600, a quell'epoca la recitazione è ancora permessa alle donne. Lo strumento di accompagnamento è una chitarra a tre corde, che è lo shamisen. Ci sono anche dei grandi, l'apprendista e la maiko, mentre invece la geisha effettiva, dunque, porta il nome di Geiko nella zona di Kyoto, è colei che ha raggiunto la totale padronanza delle arti. Quindi, cos'è alla fine la geisha? Beh, un reperto storico e sociologico vivente che rimane immutato praticamente dal 600 ai giorni nostri. Altro argomento, siamo di sera sulla terrazza panoramica della stazione, siamo nella penombra, in tranquillità. Non c'è nessuna tensione dovuta ai problemi della sicurezza, non ci sentiamo osservati, la polizia non si vede quasi mai in Giappone. Però esiste la malavita? Sì, certo che esiste, c'è la mafia, la Yakuza, però interessa poco la vita del cittadino comune, si concentra su grandi affari, appalti, corruzione, speculazione edilizia, traffico di stupefacenti. Quindi è una mafia che è, diciamo, un po' diversa da quella a cui siamo abituati a pensare noi. Japan Rail Pass, dunque, questo è l'abbonamento ferroviario che conviene ai turisti. Conviene ai turisti perché dà il diritto all'utilizzo illimitato delle carrozze di seconda classe sui treni del gruppo Japan Railways. Quindi, poi ci sono anche alcune tratte d'autobus, un traghetto, ma la cosa più interessante sono quasi tutti i treni ad alta velocità. E questo se avete in programma un viaggio con degli spostamenti molto lunghi, con i mezzi pubblici, questo è l'abbonamento che conviene. Qui si può accennare un attimo all'etica giapponese. No, noi siamo sempre in stazione, dobbiamo prenotare 10 posti sul treno. Ci viene detto che si possono effettuare 7 prenotazioni al massimo, come da regolamento. Tutti, anche quelli in fila, hanno udito. Poi prende
altri tre biglietti, dopo averci dato i 7 consentiti, ce li passa sotto banco. Quindi, cosa ha fatto questa impiegata delle ferrovie? Ha salvato l'apparenza pubblicamente e poi la sostanza contravvenendo, però anche con la soddisfazione delle richieste del cliente. Quindi cosa possiamo, che mito possiamo sfatare? È quello del rispetto delle regole. Beh, l'importante è che l'illecito non sia commesso in maniera plateale. Bisogna sempre salvaguardare la correttezza di facciata, quindi è salvare capra e cavoli. Rispetto delle regole sì, ma dipende. Poi passiamo nella parte ovest della città. In Cartuccio il padiglione solo, siamo a cavallo tra 3 e 400, e anche questo è un luogo che prima costruito come luogo di sbarco fuori porta, poi è diventato un luogo di preghiera. Perché? Perché molto spesso gli shogun si ritiravano a vita religiosa, lasciando il potere alle nuove generazioni, però alla fine continuavano sempre ad esercitare il potere dalla cella del convento, quindi a volte il governante in ritiro aveva più potere di quello legittimo. 1950, un monaco in preda alla pazzia, dal padiglione d'oro alle fiamme, viene ricostruito, però questo è stato diciamo lo spunto letterario per la scrittura del romanzo intitolato Quinta Cucina, cioè il padiglione d'oro in italiano, edito da Petrinelli, da parte dello scrittore di Piumicino. Poco oltre, sono pochi chilometri di distanza, si arriva a Rio Anji, che è celebre per il famoso giardino secco di 15 rocce, un cortile di ghiaia senza piante, totale di ghiaia e rocce, con vari massi che si vedono tutti nella stessa inquadratura solo da una certa angolazione. È un'opera d'arte il cui autore però rimane sconosciuto, quindi non ha lasciato neanche detto nulla sul significato dell'opera. La pulizia regna sovrana nei padiglioni dei templi soprattutto, bisogna sempre lasciare le scarpe all'entrata per poi scamminare scalzi sul tatami e le scuole. Gli edifici tradizionali sono in legno con le pareti rimovibili in modo che d'estate poi si possano togliere e il tempio e la residenza privata possano aprirsi al giardino tramite l'immancabile porticato detto Engao. Sono le 17.13, no, non sono le 17.13, ma cosa vuol dire questo? È uno spunto per raccontare un aneddoto. Stiamo arrivando al tempio del Nishihonganji. I templi in generale chiudono al pubblico verso le 17.30. Dobbiamo vedere solo due padiglioni, non è molto. C'è una guardia, chiediamo di poter entrare. La guardia dice, sì, entrate, ma avete poco tempo per visitare. Allora io ho detto, va bene, ma allora abbiamo circa 20 minuti. La guardia inflessibile, no, voi ne avete 17 minuti, non ne avete 20. Allora, con i timoretti andiamo, visitiamo questi due padiglioni, bellissimi tra l'altro, sono da visitare sicuramente. Allo scadere dei 17 minuti la guardia è venuta a prenderci e ci ha accompagnati gentilmente fuori, qualche convenevole di cortesia doveva venire, non è venuto fuori. Quindi rispetto degli orari, quello sì, è piuttosto ferro. Tornando in città, torniamo a piedi, combini, sono i mini market, dobbiamo passare a comprare delle cose da mangiare. Ovunque ci sono questi mini market che vendono un po' di tutto, dai giornali, generi alimentari e anche ad esempio pesce secco da mangiare come snack, ma anche pasti da asporto, il vento, sono delle scatolette con dentro del cibo da portarsi dietro magari al lavoro. Noi ad esempio li prendevamo in certi casi e ce li portavamo via da mangiare in treno. In questo caso non era da prendere perché nella cucina dove si vedeva, c'era una porticina in cui si vedeva la cucina dove venivano preparati, era un lerciume unico, quindi dobbiamo sfatare un altro mito, pulizia maniacale,
dipende da qualche parte sì, da altre parti molto meno. Molti posti non sono così, così puliti. In generale però i luoghi pubblici, comunque non c'è confronto con le nostre città. Questo sì, sui marciapiedi non si trova la città di Sigaretta, mentre invece altri posti un po' più nascosti sono un po' diversi. Ci spostiamo a Nara. Nara fu la prima capitale fissa del Giappone nel corso dell'VIII secolo d.C. perché prima siamo nella protostoria e la capitale era itinerante, era ancora una società tribale, quindi ogni sovrano stabiliva una nuova capitale, ma poi con l'arrivo degli influssi cinesi è stata stabilita Nara come prima capitale su modello delle città cinesi anche urbanisticamente. Andiamo avanti perché poi queste slide verranno poi anche pubblicate su internet, quindi si potranno anche leggere. Nara, tempio del Kofu Gyuji, per accedervi si passa di fianco a questo piccolo santuario dedicato al Bodhisattva Jizo, che è il protettore dei bambini, e le sue statue sono ornate di stoffe scarlatte. Questo è un Bodhisattva che arriva addirittura dall'India, nel senso che col nome sanscrito di Kshitigarbha addirittura, quindi ha fatto un lungo percorso storico per arrivare fino in Giappone. Qui ci sono due pagode interessanti, quella a tre piani del 1100, quella a cinque piani del 1400. Allora, poi il Todaiji celebre per due cose, il grande Buddha e per essere l'edificio di legno più grande del mondo. La statua del grande Buddha però è stata rifusa, quindi artisticamente non è così interessante. È interessante perché è colossale. Il parco è pieno di cervi e sono considerati animali sacri, però vi strappano anche la guida e la cartina di mano se passate troppo vicino, perché sono molto voraci, diciamo. Torniamo a Kyoto, ultima meta. Kyoto è il Toji, tempio di scuola Shingon. La pagoda è la più alta del Giappone, sui 60 metri circa, più ancora di quella di Nara. E la pagoda chiaramente è un monumento buddista che in origine conteneva delle reliquie, ma poi è diventato solo più un concetto simbolico nel corso del tempo. Deriva nelle sue linee fondamentali dallo stupa indiano. Tempio di scuola Shingon, molto ritualizzata, molto dottrinaria, è più vicina al buddismo tibetano in certi aspetti che non ad altre scuole del buddismo giapponese. Poi, alla fine, una parentesi urbanistica, se vogliamo. Il Giappone sì, è molto, molto urbanizzato, ma solo nelle aree pianeggianti, mentre non appena iniziano le colline, iniziano i boschi. Dall'alto di una torre come quella di Kyoto questo aspetto urbanistico è molto evidente. A questo punto direi di vedere la prima parte del filmato relativa alla zona che abbiamo trattato. Thank you.
Thank you.
delle musiche, alcune delle musiche che abbiamo sentito prima sono moderne, ma queste ultime sono musiche antiche e sono quelle che accompagnavano le danze tradizionali, ma già dal VII secolo in poi. Quindi, curiosità. Allora, adesso da Osaka, da Kyoto Osaka, ci spostiamo verso il Sannio, quindi verso Hiroshima. Non abbiamo un attimo? Ah no, lo vediamo dopo. Il tragitto lo facciamo tramite il treno ad alta velocità, tramite lo Shinkansen. Il treno ad alta velocità in Giappone ha una linea completamente autonoma da quella ordinaria, uno scartamento, una tensione differente, questo per dire le differenze tra l'Italia e il Giappone. Il treno raggiunge in brevissimo tempo i 300 km all'ora. I macchinisti sono sottoposti a un addestramento veramente rigido, per cui il treno viene condotto con una precisione che rasenta proprio il secondo sulla tabella di marcia. E nella cabina di guida c'è sempre un cronometro professionale. I segnali devono essere ripetuti da parte del macchinista, indicandoli per tenere alta l'attenzione. Corse frequentissime, tra Tokyo e Osaka transita un treno ogni 10 minuti per senso di marcia, diciamo nelle ore di punta. Oltre 5 minuti di ritardo, l'utente riceve un certificato di ritardo che è valido per il datore di lavoro e in alcuni casi anche per il rimborso del biglietto, ma non sempre. Arriviamo a Hiroshima, ma per ora la oltrepassiamo ed arriviamo fino qui a Tsukushima o Miyajima, che è un'isola che era considerata sacra fino a prima delle riforme dell'era Meiji, un'isola a cui era precluso l'accesso ai comuni mortali che non fossero del clero o della nobiltà. Altri anche avvenimenti come la nascita e la morte avrebbero reso impura l'area sacra. Qui si arriva e si vede diciamo una delle immagini più conosciute del Giappone, che è questo tori, che praticamente sono questo architrave sostenuto da due colonne di color arancione che emerge dalle acque del mare. Beh, questo è un monumento che denota l'ingresso a un'area sacra e anche già esisteva già in India, più o meno con lo stesso nome, chiamato Rana, e più o meno era questo ingresso che con l'alta marea veniva passato tramite le barche da parte del clero della nobiltà. Dunque, in questa isola ci si può andare nell'area interna, diciamo, si può entrare attraverso alcune strade alle pendici del Monte Mise fino al Dashoin, che è un tempio, diciamo, anche con un'ambientazione molto, molto pittoresca. Qui si può notare il sincretismo del culto, perché c'è una compresenza, commistione di molti elementi shintoisti e buddisti di moltissime scuole. Addirittura su una rampa di scale sono presenti delle ruote di preghiera simili a quelle tibetane. Nel pomeriggio arriviamo a Hiroshima, che purtroppo ricorda un tristissimo avvenimento storico. 6 agosto 1945, il primo ordigno nucleare a scopo bellico, morirono tra le 150.000 e le 200.000 persone. Qualcuno dice che questa fu la ritorsione all'attacco di Pearl Harbor del 41. Beh, a noi in realtà non interessa, ci interessa invece cercare di rendere giustizia alle vite dei semplici cittadini che non volevano avere nulla a che fare con la guerra. Dunque un pellegrinaggio civile, pellegrinaggio che inizia da una struttura in vetro e acciaio che indica il punto dove cadde la bomba. Poi ci sono molti altri monumenti, il sacrario, il cenotafio, la fiamma della pace, che verrà spenta, ma è una speranza molto vana, quando al mondo non esisteranno più gli ordigni nucleari. Poi c'è l'immagine dell'unico edificio superstite, si vede oltre il fiume, perché tutto è su questa isola, oltre il fiume, questo rudere che è conservato come monumento nazionale, che è
fu l'unico a resistere all'onda d'urto della bomba. Purtroppo sarebbe stato anche sarebbe stato abbattuto qualche anno fa, poi si è deciso di conservarlo, però è ancora è una ferita storica che non è ancora scomparsa. C'è anche il museo, chiamato Museo della Pace, che è diviso in due sezioni. La prima illustra la vita della città prima della bomba, la seconda invece purtroppo le testimonianze sui danni alle cose, alle persone dovute all'esplosione. Però qui non c'è solo storia, ma anche gastronomia, se vogliamo. La specialità di Hiroshima è l'okonomiyaki, è una grossa frittata che viene saltata poi sulla piastra con le pietanze più diverse, che vanno dal cavolo alle cipolle ai tagliolini addirittura, e poi i frutti di mare, perché ci sono molti allevamenti nella baia di Hiroshima, quindi è anche una specialità. Altra cosa, una curiosità: dalle finestre d'albergo si vede l'impiego dei tetti piani dei palazzi per parcheggiare le automobili, sì, perché c'è poco spazio nelle città a terra, c'è un montacarichi che ne permette una facile mobilizzazione. Bene, vediamo subito questa parte.
adesso ci spostiamo di parecchio, diciamo, da Hiroshima, arriviamo fino sulle sponde del Mar del Giappone, fino a Kanazawa, poi ci sposteremo verso Takayama, quindi saliamo sulle Alpi giapponesi, qui un po' più in dettaglio. Kanazawa è famosa per il Kenrokuen, che è uno dei giardini più noti del paese, però la tradizione del giardino giapponese in realtà è cinese. Qual è il concetto? Il concetto base è la ricostruzione in miniatura di un paesaggio e di un ambiente naturale. Può sembrare abbastanza caotico come rispetto al nostro giardino, dove tutto è potato bene, tutto è squadrato. Invece qui la mano dell'uomo deve intuirsi, ma non deve essere palese. Però le esigenze di prospettiva e di paesaggio ci sono. E poi anche le modalità di potatura. Il gusto cinese dove si ritrova? Beh, in particolare nella forma patente o piangente delle piante, per cui anche delle piante che patenti non sono, come pruni o ciliegi, vengono fasciati e steccati in modo da assumere questa forma. Quindi, alla fine, il concetto qual è? È il concetto artistico, che può essere quello di un pittore, di un poeta cinese dell'undicesimo secolo. Passiamo al quartiere di Nagamachi. Dunque, qui si trovano le antiche case dei samurai. Una in particolare è stata conservata come museo, casa Nomura, abitata da 12 generazioni della stessa famiglia. Sono presenti molte opere d'arte, tassi in legno di rose e d'avorio e anche paraventi di un pittore della scuola Kami. Anche qui l'apertura è studiata in modo che si presenti uno scorcio sempre diverso del giardino e c'è sempre ovviamente l'immancabile porticato. Qui abbiamo anche un quartiere di case da tè, quindi di geisha. Una casa da tè è stata preservata, si può visitare, però bisogna stare attenti perché non, come molte cose belle in Giappone, è nascosta, non si vede, bisogna sapere dov'è, non ci sono le insegne, però anche solo su una guida si può trovare e si può rintracciare, ma non c'è scritto qui, c'è l'ingresso del museo. L'ambiente è molto riservato, rischiarato solo dalla luce di qualche lanterna, tutto è in legno ricoperto di lacca, anche qui molte opere d'arte e specie dei tokonomasu, le nicchie, si espongono i kakemono, che sono i rotoli di calligrafie, e nonché anche composizioni floreali di Tebana. Qui facciamo un'esperienza gastronomica, diciamo la sera, presso un izakaya che sarebbe detto pub giapponese, però non ha equivalenti, non si può definire bene. Sono varie stanzette, i clienti si ritrovano in amicizia, mangiare bere, amici, colleghi di lavoro, solitamente uomini, ma adesso le cose stanno un po' cambiando. Qui si mangiano tanti fritti, si mangiano carni alla piastra, insomma cibi che si accompagnano bene alla birra e al sake. Uno stereotipo: il Giappone è un paradiso della vita notturna. È vero? No, non è vero, perché in fondo i locali notturni sono concentrati nelle grandi città, Osaka, Tokyo, ma solo in alcuni quartieri, ma gli altri centri diventano praticamente deserti dopo le 22, quindi la vita è dura per gli appassionati delle ore piccole. Questo è un altro aspetto particolare del Giappone, l'onsen, il bagno pubblico. E perché il bagno pubblico? Beh, è un costume sociale, si va al bagno pubblico, si chiacchiera, si tessono rapporti sociali, insomma non è un bagno semplicemente, è qualcosa di molto più complesso. C'è una sorta di rituale per accedere all'onsen, ci si deve spogliare, si prende un catino con la spugna e il sapone e poi ci si avvia al lavaggio. Non esiste alcun tipo di privacy. Lungo un muro vi sono una
una serie di docente, ci si siede uno di fianco all'altro, ci si lava e poi ci si immerge già da puliti nella grande vasca comune con acqua caldissima. Si tiene solo un piccolo asciugamano per tamponare il sudore. In alcuni onsen c'è anche una vasca all'aria aperta, i rotten brocche, però quelle più belle sono situate in mezzo alla natura e sono di pertinenza degli antichi ryokan, che sono gli alloggiamenti tradizionali, che però sono solitamente molto dispendiosi. Ovunque poi sono presenti dei distributori di bibite, caffè e lattina, ma i prodotti a temperatura ambiente quasi non esistono. Bisogna distinguerli da un bollino rosso o blu esposto vicino al prezzo. Questa è una cosa che non ci sono bar, non ci sono esercizi di questo tipo, però ogni angolo della strada ci sono i distributori automatici. Dunque saliamo sulle Alpi giapponesi, Takayama, città sullo spartiacque tra i due versanti. Non è molto elevata l'altitudine, ma nevica molto perché ci sono correnti di derivazione siberiana ed è una zona molto nota per gli sport invernali, la regione del Hida. Punti di interesse: il tempio più antico di Takayama, con l'albero di Ginkgo Biloba di 1200 anni, piantato all'epoca del tempio, della fondazione, la residenza del governatore dell'epoca Tokugawa, quindi siamo nel 1600, che è conservato come museo, la città vecchia, con le distillerie di sake, il produttore di miso, che possiamo definire la minestra nazionale del Giappone, una minestra di sole, poi negozi di antiquariato e attività varie. Il santuario di Sakurayama Hachimangun, che è il luogo a cui è dedicata una delle due feste annuali del paese, ce n'è una a ottobre e un'altra in primavera. Durante queste festività vengono usati i carri allegorici, che sono incisi con artefatti in legno, metalli, lacche, che rispecchiano il gusto del primo periodo Edo, appunto 1600-1700 più o meno. E poi il museo delle danze del leone, sono delle danze tradizionali tipiche del Giappone centro-settentrionale. Altro luogo di interesse fuori dal paese è Hidano Sato, che è un museo di case tradizionali che sono state smontate e portate qui da tutto il Giappone. Sono originali, sono patrimonio culturale nazionale e un esempio proprio di architettura rurale. Però i giapponesi vengono a visitare questi luoghi senza pathos, senza emozione, quasi come se la cosa non li riguardi. Ma perché? Strano rapporto quello dei giapponesi con la storia. La storia a volte è esaltata, a volte è dimenticata e molte volte è contaminata con il mito dei figli del sole, perché tradizionalmente i giapponesi si considerano figli della dea solare Amaterasu Mikami. Questo è stato il motivo del nazionalismo, anche del militarismo, in certi casi anche del razzismo, come è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la sconfitta, la tradizione è stata cancellata dalle menti, quello che si può definire un suicidio, un seppuku culturale, che poi è stato accompagnato dall'ideologia dello sviluppo economico. Fine terza parte, possiamo allora vedere il filmato relativo a quello che abbiamo detto.
queste musiche delle danze tradizionali. Dunque, adesso ci spostiamo nell'area di Tokyo, quindi andiamo a vedere Tokyo, poi Kamakura e infine Nikko. Qui è l'area un po' allargata, qui l'area urbana di Tokyo, Nikko, qua sotto Kamakura e poi l'aeroporto di Narita. Siamo in arrivo a Tokyo, dunque, la più grande metropoli del mondo, 13 milioni di abitanti e 38 milioni con i centri dell'area suburbana. Una metropolitana di 300 km, 13 linee gestite da due società diverse, tutti gli altri trasporti esclusi. Siamo un po' preoccupati. In realtà ci si muove benissimo perché è tutto organizzato molto bene, la segnaletica è sempre molto chiara. Ma come sono fatte le città giapponesi? Beh, derivano dall'unione di antichi villaggi. Quindi ci sono i quartieri popolari in particolare in cui si respira quasi un'atmosfera di paese. Nella Shitamachi, che è la città bassa di Tokyo, bassa perché prossima al fiume Sumida, ci sono questi isolati, ognuno con il proprio mini market, le viuzze, in cui la gente si sposta a piedi in bicicletta e si salutano perché si conoscono tutti. Le automobili in circolazione, sono relativamente scarse, perché la statistica dice che in Giappone ci sono 45 automobili per 100 abitanti contro le 61 dell'Italia. Comunque sono considerato lusso e non ci sono sufficienti parcheggi. Dunque il governo ha sempre incoraggiato i trasporti pubblici. Siamo a Hanami, a Tokyo, quindi diciamo ammirare i ciliegi in fiore. Nel parco di Ueno ci sono moltissimi ciliegi, qui vengono molte persone, famiglie, amici, addirittura colleghi d'ufficio che sono appena usciti dal lavoro, sono in giacca e cravatta, stendono di teli per terra e iniziano a mangiare pietanze e a bere birra e sake. Quindi, dalla grande bellezza dei ciliegi in fiore alla grande bruttezza, il pacinco. Ci siamo attirati passando da una strada da un forte rumore. Sono delle sale in cui si gioca questo gioco d'azzardo che è basato su un flipper molto rumoroso. È gestito dalla mafia, 300 miliardi di euro all'anno giro d'affari, altro che manovra economica, in realtà il gioco d'azzardo sarebbe proibito, però l'affare è veramente ghiotto per la mafia. Cenni sulle abitudini nei luoghi pubblici. Allora, in molti, magari avete visto anche in televisione, indossano la mascherina. Sì, perché non vogliono ammalarsi, si sta sempre in luoghi chiusi, in luoghi di trasporto, in luoghi di lavoro, però l'assenza per malattia è molto problematica perché è disonorevole, si dà l'impressione di pigrizia, debolezza, egoismo e la cosa si riflette negativamente nei rapporti sociali con colleghi e superiori. Lo starnuto è un atto di maleducazione e anche soffiarsi il naso in pubblico. Quindi si ispira col naso, ci sono le persone che mentre si sta parlando ispirano col naso e questo è un atto anche d'ossequio a un certo punto verso il prossimo. Comunque in privato anche i giapponesi si soffiano il naso. Passiamo a Kamakura, siamo dal lato meridionale della penisola di Miura rispetto a Tokyo. Questa città è importante perché fu la sede dello shogunato dal 1185 al 1333 e il periodo storico porta proprio il nome di epoca Kamakura. E qui governò il primo shogun, quindi il primo governatore militare del Giappone, Minamoto no Yoritomo. Quindi una tappa obbligata per conoscere questo periodo. Monumenti importanti, Rengaku-ji, uno dei principali templi del buddismo Zen, quindi già fondato in epoca Kamakura, come ex voto per aver respinto le armate mongole. In realtà non fu l'esercito giapponese a respingere le armate mongole, ma fu un tifone. Un tifone da cui poi deriva, diciamo, l'espressione kamikaze, vento divino,
che respinge i nemici, fatto diventato tristemente famoso con la questione dei piloti suicidi durante la Seconda Guerra Mondiale. Kamakura, abbiamo l'altro grande Buddha storico del Giappone, altro Daibutsu. Daibutsu vuol dire semplicemente grande Buddha. Questo però fra i due è quello più pregevole dal punto di vista artistico. 13 metri, peso di circa 100 tonnellate, anche se all'interno è cavo, c'è una scaletta. Poi lo Tsurugaoka Hachimangu, uno dei santuari shintoisti più noti in tutta la regione, però impoverito nel corso del tempo. Sì, impoverito perché era un luogo di culto sia shinto che buddista, però nel 1872 il governo dell'imperatore Meiji ha decretato la separazione del culto buddista da quello shintoista a vantaggio dello shinto, che era maggiormente appropriato alla nuova retorica del culto, diciamo, della famiglia imperiale. Nikko, un'altra località, dunque siamo 150 km a nord di Tokyo, qui è luogo di sepoltura degli shogun della casata Tokugawa. Casata Tokugawa, qui dal nome, è un nome di un'altra epoca della storia giapponese, circa 1600-1868. Santuario del Doshogu, qui ci sono alcune immagini anche molto note, quelle del gatto dormiente, ma soprattutto le tre scimmie: non vedo, non sento, non parlo. Sarebbe simbolo di un principio buddista, non vedere, non sentire, non dire il male, ma molti contemporanei hanno visto la satira del potere dei governanti, che costringeva, diciamo, i cittadini a tacere per fingere di non aver visto e udito nulla riguardo a quello che era il malaffare. Quest'arte è molto stanca, diciamo, un po' decadente. Non è vera arte giapponese perché di ispirazione è cinese. Anche Fosco Marini ha rilevato questo aspetto, l'ha definita un'arte falsa e pretenziosa. Comunque è un esempio da vedere perché rispecchia un'epoca storica. Si vedono anche certamente molti tetti dalle linee curve, ma tenete presente che nell'architettura tutto ciò che curva non è Giappone, l'architettura giapponese originaria è puramente lineare. Torniamo a Tokyo, dunque, il mercato del pesce, anche questo molto famoso, prima di tutto per l'asta dei tonni. Si può assistere, ma bisogna arrivare alle 3 del mattino per prendere il posto. Invece il mercato vero e proprio, dalle 9 alle 11, è enorme, tutte le specie sono rappresentate, vedrete dei pesci, dei molluschi che neanche pensavate esistessero. L'articolo più importante è il tonno che può anche costare 500 euro al chilo, non è una cosa letta, l'abbiamo vista di persona, abbiamo visto proprio i prezzi, quindi sono sconvolgenti. Però non ci sono più i pescatori giapponesi con le loro navi in giro per il mondo, il lavoro lo fanno fare ad altri e il pescato viene trasferito direttamente a Tokyo sulle aree cargo. Per cui c'è la battuta che recita: qual è il principale porto di pesca del Giappone? L'aeroporto di Tokyo Narita. Il centro di Tokyo. Il centro di Tokyo è il Palazzo Imperiale. Qualcuno dice che non ci sia un centro nelle città giapponesi, ma a Tokyo c'è, come? È un grande complesso di cui si intuisce molto poco dall'esterno, qualche tetto, però dietro agli alberi dei giardini. Perché il potere in Oriente in genere agisce discretamente, il potere più è effettivo più è nascosto. Anche il palazzo non è un palazzo come lo immaginiamo noi, ma sono dei padiglioni sparsi per il giardino, quindi molto molto discreto. Qui risiede l'imperatore, il Tenno, che era venerato fino al 45 come divinità, come figlio del sole. Il ruolo della figura imperiale è cambiato molto nel corso dei secoli.
abbiamo avuto dai guerrieri in passato, i sacerdoti, ma poi i signori feudali e anche poi in figure insignificanti. E poi con l'età contemporanea, 1868, arriviamo con la restaurazione, non è propriamente una restaurazione, è proprio un nuovo tipo di governo in realtà, la restaurazione Meiji, e arriviamo ai moderni monarchi costituzionali. Ci sono complessi riti di ascesa al trono che durano molti mesi, sono tre cerimonie fondamentali, ma che ormai alcune delle loro simbologie non hanno quasi più significato, si è dimenticato. Adesso il sovrano è simbolo, semplicemente simbolo dello Stato e dell'unità del popolo, Costituzione del 47. Ci spostiamo al santuario di Yasutuni, che è controverso perché qui si venerano anche dei criminali di guerra che sono stati condannati a morte dal Tribunale per l'Estremo Oriente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Criminali minori e criminali maggiori, anche fra cui il capo della giunta militare, l'ex primo ministro, il generale Tojo Hideki. Si dice che per questa ragione l'imperatore Hirohito non volle più mettere piede in questo santuario dal 78 fino all'89, anno della sua morte. Passiamo a Shibuya, un quartiere commerciale, molti grandi magazzini, negozi alla moda, gente vestita bene. Qui c'è la famosa statua del cane Hachiko, è stato fatto anche un film recentemente, il cane che ha aspettato il padrone per 10 anni, dal 25 al 35. Questo ha permesso di salvare la razza Akita dall'estinzione, di cui esistevano solo pochi esemplari all'epoca. Qui c'è il famoso incrocio, l'incrocio di Shibuya, che il rosso scatta contemporaneamente per le automobili e una fiumana di persone invade la strada. Più a nord, il Meiji-jing, che è il santuario principale di Tokyo, qui si può assistere a molti matrimoni shintoisti. C'è il corteo con il sacerdote, famigliosi, poi gli assistenti, le sacerdotesse, poi gli sposi e i parenti. Ecco, qui facciamo una digressione sulla religione. C'è un detto: i giapponesi nascono shintoisti, vivono secondo i precetti confuciani, si sposano cristiani e invecchiano buddisti. Ma è vero, ma forse è un po' semplicistico. Dunque, il confucianesimo, più che una religione, è un insieme di norme sociali, quindi regola più la vita sociale che altro. Il cristianesimo è una relativa novità nel panorama religioso giapponese, perché è solamente da 5 secoli presente. Quindi, perché si sposano cristiani? Ma in realtà non si sposano cristiani, perché non è una vera cerimonia. La cerimonia è secondo, diciamo, il rito cristiano, ma il sacerdote non è un vero prete, è considerata pittoresca, per cui si sposano in quel modo. Invecchierebbero buddisti? Sì, perché rispetto ad esempio allo shintoismo e al confucianesimo, il buddismo offre garanzie per la vita e quindi è anche, diciamo, adottato per prepararsi spiritualmente alla morte. Invece lo Shinto, e lo Shinto si può dividere quasi in due religioni distinte. Lo Shinto istituzionale è quello relativo al culto della famiglia imperiale, culto antichissimo, già attestato in testi dell'VIII secolo d.C. E poi c'è lo Shinto popolare, che non ha una dottrina specifica, neanche libri di culto, ma si nutre di suggestioni, di poetica, è un culto, un antichissimo culto sciamanico di tradizione orale che ha come fulcro la venerazione per la natura. Però cosa accomuna tutte queste cose? Lo spirito del sincretismo, il sincretismo che permette diciamo una pratica quasi congiunta a volte dei culti presenti sul territorio. Questo è ben sintetizzato dalla frase del filosofo Nishida Kitaro: lo spirito della vera religione rimane estraneo a coloro che pregano solo il Buddha per essere accolti nel suo paradiso. Arriviamo al palazzo del governo metropolitano. Questa è un'indicazione turistica, se vogliamo, perché è aperto, è una torre, insomma,
sono due torri aperte gratuitamente al pubblico, da cui si può vedere nelle belle giornate un bellissimo panorama che arriva fino al Monte Fuji. Odaiba, fronte mare, Tokyo è anche una zona di fronte mare, sono isole artificiali, è una zona di centri commerciali, strutture ricreative, con una ruota panoramica di 115 metri d'altezza. Qui vengono i cittadini per giornate di relax e di shopping. C'è anche una spiaggia sabbiosa, però è artificiale. Museo nazionale, questo contiene la collezione d'arte giapponese più vasta al mondo. Quindi, sviluppo dell'arte sacra, si parla dell'introduzione del buddismo dalla Cina attraverso la Corea, poi l'arte di corte del periodo Heian, il genere romanzesco con il Genji Monogatari, che è praticamente lo specchio, racconta la classe nobiliare dell'undicesimo secolo. Poi la pittura, gli vari stili tradizionali, pannelli, paraventi, il teatro, quello sacro, il no, e il teatro profano Kabuki, l'ukiyo-e, le stampe, la moda, la cerimonia del tè, equipaggiamenti militari e armature antiche, insomma tutto sulla storia. Storia ma anche preistoria, quindi galleria archeologica. Qui si parla di questi Jomon. Questi Jomon sono i primi abitanti del Giappone, prima del 300 a.C., cacciatori raccoglitori che però furono spinti progressivamente verso nord da altre tribù, probabilmente provenienti dalla Corea, gli Yayoi, che forti di una superiorità tecnica confinarono gli abitanti già presenti verso nord, quelli che sono considerati gli attuali Ainu, che sono ormai delle popolazioni in via di estinzione. Questi Yayoi, che sono considerati progenitori genetici degli attuali giapponesi, hanno lasciato anche molti reperti, idoli d'argilla, specchi, gioielli e spade, che praticamente sono anche quelli simili a quelli che sono considerati i tre sacri tesori della nazione, lo specchio, il gioiello e la spada, senza cui un imperatore non può considerarsi veramente regnante. Questi gioielli vengono consegnati nella prima cerimonia, il senso con cui si insedia, diciamo, l'imperatore del Giappone. Ci spostiamo ad Asakusa, un altro quartiere vecchio della Shitamachi, tempio del Sensoji. Qui c'è un grande incensiere di bronzo, il fumo è ritenuto curativo e benefico e le persone si circondano di questo fumo, quindi proprio una schiera di pellegrini. Recitano le litanie, tentano la divinazione della fortuna tramite un biglietto stampato, l'omikuji, che reca un vaticinio: fortuna o sfortuna. Se è fortunato lo si porta via, se è sfortunato basta legare una rastrelliera, la mala sorte rimane al tempio, molto comodo. Qui Nakamise Dori è una strada commerciale, ma nacque come bazar proprio per servire i pellegrini che affluivano al tempio. Il Giappone è un paese molto marginale dal punto di vista geografico, però diciamo che con l'avvento delle armi da fuoco questo non bastò essere circondati dal mare, quindi il paese si isolò forzatamente in un periodo di più di 200 anni, tra il 1633 e il 1853. Anche i giapponesi che uscivano senza permesso dal paese non potevano più rientrare, pena la morte. Solamente gli olandesi, in una piccola concessione a Nagasaki, potevano commerciare limitatamente con le popolazioni locali. Il paese fu riaperto a forza tra il 1853 e il 1854 con le due spedizioni del Commodore Perry, le famose navi nere che tanto impressionarono i giapponesi che non ne avevano mai viste. Questo fu il preludio alla stipula dei trattati Neguari, che furono molto odiati dai giapponesi perché davano molti vantaggi ingiusti alle potenze coloniali. Quindi questo cosa portò? Portò i giapponesi a chiudersi
di più ancora, ma soprattutto in senso psicologico, rifugiandosi nella convinzione di essere un popolo superiore, di discendenza divina. Quindi qui si svilupparono i sentimenti del razzismo e del nazionalismo che culminarono col movimento Sonno Viva l'imperatore, fuori i barbari. I barbari eravamo noi, inteso come europei, questo dice tutto. Anzi, il nome che i giapponesi davano agli occidentali, agli europei, era quello di barbari del sud. Perché del sud? Perché circumnavigando da sud l'Asia arrivavano da sud, e quindi ecco perché erano i barbari del sud. Quindi la chiusura del paese esiste ancora nella politica, nella società, nella legge. L'asilo politico non esiste quasi, gli estremi di persecuzione non vengono riconosciuti, visti per lavoro sono concessi molto raramente, la preferenza per la manodopera nazionale è sempre rispetto a quella straniera è sempre assoluta. Quindi, cosa possiamo dire allora del Giappone? Beh, è un paese che non può essere compreso con uno sguardo, ma deve essere indagato a fondo. Può essere anche scoraggiante al primo impatto, con queste distese di condomini grigi a perdita d'occhio. Però, dietro questa cortina, che può essere, diciamo, definire il cemento di Yen, cosa si vede? Si vede ancora l'anima di queste persone schive, scontrose, che da secoli si rassegnavano alle catastrofi di una natura ingrata fatta di terremoti, di tifoni, intanto si difendevano dagli attacchi degli stranieri. Cosa possiamo fare quindi noi? Beh, possiamo allontanarci dai pregiudizi e dagli stereotipi, e quindi potremo finalmente capire che nel bene e nel male, tutto sommato, il Giappone e i giapponesi sono molto più simili a noi di magari quanto qualcuno potrebbe o vorrebbe credere. Quindi potremo infine cogliere la grande bellezza che offre questo paese. Adesso direi di vedere l'ultima parte del filmato, poi abbiamo terminato. Thank you.
qualcuno ha delle domande eventuali. Non so cosa vuol dire, 5 minuti, via. Ma ricordiamo in sala che in sala abbiamo persone che hanno vissuto in Giappone, quindi questo fa sempre piacere. Se non ci sono domande, una domanda che riguarda la società, dal punto di vista dei vincoli, quale prevale, quello nei confronti dei familiari, degli amici e dei compagni di lavoro, dei colleghi di lavoro? Ah, dipende dalle priorità, però sono tutti vincoli molto forti all'interno della società confuciana, perché quello che regola i rapporti sociali sono le norme confuciane sostanzialmente. Quindi dipende da seconda del contesto quale tipo di legame prevale, a seconda anche dell'utile, delle necessità. Però certamente sono tutti vincoli molto importanti. In linea generale il vincolo familiare comunque è sempre piuttosto preponderante, non si può dire sempre, però comunque il vincolo la famosa pietà filiale in senso confuciano, quindi i rapporti fra genitori e figli. Comunque in linea generale in Giappone si stabilisce sempre una gerarchia, si deve sempre stabilire una gerarchia in tutti i rapporti sociali, che siano familiari, di lavoro, in cui sono rapporti che però comportano dei diritti e dei doveri da parte di tutti. Quindi diciamo che quello che si chiama l'olio confuciano per lubrificare la società, quindi i rapporti sociali diventano più fluidi grazie a queste norme. La religione quanto incide sulla vita quotidiana? Ma sulla vita quotidiana non tanto, perché in realtà i giapponesi non sono proprio religiosi in senso stretto, vanno magari al tempio alla fine dell'anno, magari, però non, è proprio la questione del sincretismo. Ci sono tanti culti, ma non si sentono di appartenere a un culto specifico, e quindi a volte, anche a seconda delle occasioni rituali, dei momenti anche dell'anno, praticano culti, le stesse persone praticano culti differenti, magari praticano, in certi momenti vanno a delle cerimonie shintoiste oppure partecipano a delle cerimonie buddiste. Questo è molto facile, trovare la partecipazione a più di un culto. Quindi la vivono, nella vita di tutti i giorni in modo abbastanza laico la religione, e poi partecipano a vari momenti, specie nella religione Shinto, essendo una religione di antica derivazione agricola, qui acquistano molta importanza i riti, ad esempio, che scandiscono le stagioni. Quindi in questo senso un esempio è il andare ai santuari a Capodanno, per esempio. Cioè, a questo punto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro.